durante l'orario l'immondizia, secondo il regolamento. Sembrano cose piccole, ma non lo sono. Diamo anche la possibilità in questo modo ai ragazzi, che saluto ancora una volta, agli operai, sia della nettezza urbana che della manutenzione, che fanno l'impossibile e che sono pochi e che non sono in condizione nemmeno di poterci votare, perché non sono liberi, perché se non c'è la libertà economica non c'è la libertà politica. E non significa essere mangia bambini, perché io sono liberale e mi rifaccio alla scuola liberale di pensiero, a Luigi Einaudi, che ripeto sempre, e nel mio movimento c'è il richiamo a un grande, a Don Luigi Sturzo, a Manifesto ai Liberi e Forti. Quindi queste chiacchiere sul nostro essere o non essere soltanto da una parte, noi siamo per Agropoli, siamo abituati a ragionare con tutti, gli steccati non esistono più, abbiamo una forte connotazione ecologista, ma comunque fondata con l'uomo al centro e sulla produzione, è normale, ma è chiaro che abbiamo una vocazione, dato che si è distrutto un territorio, difendiamo quello che rimane, è normale. È normale che parliamo di uno sviluppo sostenibile al vallone, è normale che io apprezzo l'aver acquisito a patrimonio pubblico quell'area, come mi è stato chiesto qualche sera fa, che cosa rifaresti di quello che abbiamo fatto noi in questi anni? Io innanzitutto non ho mai criticato a prescindere l'operato di una qualsiasi amministrazione, perché penso di essere una persona seria e lo sarò, anche nella malaugurata ipotesi potrò sedere soltanto in opposizione, sarà prima minoranza e poi opposizione, perché è un altro concetto, perché io sono per il paese. E allora è normale che plaudo a una cosa positiva, ma se una cosa è positiva e lo dico, non significa che non vado a dire, a puntare il dito sulle 99 cose fatte male, ma sarei un buffone a dire è stato fatto tutto male. Quella è stata una cosa buona, lo dico, forse i fini erano altri, noi tuteleremo quell'area, perché in quell'area c'è una possibilità di sviluppo, come dico da anni, da tempi non sospetti, va assolutamente riqualificata l'area archeologica del Sauto, perché, del Sauto, ovvero del Vallone, no? Come lo chiamiamo noi, c'è un sito archeologico del III secolo, greco-romano, pochi lo sanno, come pochi sanno che c'erano altri siti archeologici che sono stati cementificati ad Agropoli. Allora quello è un volano di sviluppo, perché noi abbiamo la fortuna che la nostra ubicazione, che è tra Pestum e Velia, e dobbiamo puntare oltre che sul turismo balneare che va rimodulato, rivisitato, affiancato, ma puntare sul turismo archeologico, quello che c'è sempre, il turismo naturalistico. Oggi ne sento parlare pure degli altri, bravi, io vi plaudo, mi fa piacere, benissimo. Come si può parlare di turismo subacqueo, che si può fare per 12 mesi, per 10 mesi all'anno minimo? Ma c'è un'attenzione al nostro Cilento, alle nostre tradizioni, oggi soltanto sbandierate, da chi plaudiva all'apertura di fast food importanti in zona. Noi parliamo di dieta mediterranea e parliamo di giovani imprenditori che fanno di tutto per portare avanti iniziative nel campo della trasformazione agricola e dei prodotti a me molto vicini e che saluto, che sbattono per pubblicizzare i nostri prodotti fatti a mano dai familiari, portati in tutta Italia e in Europa. Io sarò vicino a questa idea di sviluppo, le piccole imprese locali, quelle che lavorano sul territorio e che lavorano i prodotti del territorio di altissima qualità, come sarò vicino e saremo vicini agli imprenditori che vogliono puntare sulla qualità, e come gli staremo vicini? Con eventi culturali, ma ramificati sul territorio, non soltanto in pochi momenti dell'anno e soltanto in alcuni posti del paese. Il centro storico, che è un gioiello, come dicevo all'inizio, assolutamente lasciato a se stesso, addirittura con centrali elettriche
vicino palazzi di centinaia di anni, nessuno ha mai pensato di interrarli, no, nessuno ha mai sollecitato l'Enel in questo. Deve essere valorizzato tutto, ma noi lo diciamo ad esempio non sospetti, sono contento che adesso lo dicano anche gli altri. Ma questo perché? Perché valorizzare il porto? Perché implementare la possibilità di fruire di spiagge che non sono fruibili ma in modo adeguato, con basi lignee sugli scogli che vanno da San Francesco a Trentova e poi da Trentova, dallo scoglio del Sale al Vallone? Perché questo? Ma in modo sempre con la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. Perché? Creando sviluppo turistico con il nostro centro storico, con il nostro bellissimo San Marco che quest'anno è rifiorito grazie ai cicli della natura, no? C'è una bella spiaggia, non grazie agli interventi assurdi, quelli che vogliono fare lungo tutto il litorale salernitano per milioni e milioni di euro, che distruggerà il litorale salernitano. Noi dobbiamo creare sviluppo in questi posti.